E con Gabriele ci appropinquiamo ad ascoltare, non è facile, soprattutto, quello. E poi per andare a vedere il Papa, ascoltare il Papa, un commento a caldo o al fresco, insomma siamo all'ombra, su Morgan, notizia brevissima, quasi battuta, no? Come un telegrafo, Morgan ricoverato e in ospedale per un mix di farmaci, soprattutto con la notizia di Della Lucarelli su un Twitter, e sembra confermata addirittura anche da Morgan, che chiede rispetto. Lasciatemi risolvere togliere i miei demoni. Io rispetto nei confronti di una persona che sta male, ce l'ho sempre, quindi ci mancherebbe se non si debba avere rispetto nei suoi confronti. Però torno a dire che già quando qualche anno fa, un paio di anni fa, Morgan aveva rilasciato un'intervista pubblica nella quale aveva detto che tutto sommato drogarsi non è... Uso la cocaina come antidepressivo, ecco, disse. Io trovo, proprio prendo in maniera categorica le distanze da questa dichiarazione, che secondo me è non solo dannosa, ma è profondamente errata, profondamente sbagliata per il pubblico più giovane, perché laddove questa notizia viene presa, prendi anche le distanze da questa macchina, perché prego. Prendo anche le distanze dalla macchina, non ho capito che tipo di manovra vuole fare. Vabbè, donna al volante, comunque, pericolo costante, ecco, vai. Adesso riusciamo, ok, grazie. Svigoliamo e continuiamo a parlare di Morgan. Allora, io, caro Morgan, se ti vuoi drogare, drogati. L'unica cosa è che secondo me si deve dire chiaramente ai giovani che la droga fa male. Okay. Poi quello che volete fare voi giovani fate. Chiudiamo il video. Il messaggio è chiaro.